quando mi chiedono che lavoro faccio, sono sempre un po' in crisi, nel senso che non esiste un vero e proprio nome al mio lavoro. A me piace definirmi un contadino digitale. Contadino perché lavoro la terra, perché sono legato alla terra, perché costruisco e produco tramite la terra, ma digitale perché racconto tutto questo tramite i social. Sono Matt the Farmer, sono un contadino digitale e nella vita voglio essere felice. Mi piace girare un po' tutto attorno a quello che ho capito quando ho fatto 6-7 mesi in Africa, 20 anni di servizio civile internazionale. Io, giovane bresciano, che va in Africa con l'idea che l'Africa avesse bisogno di me, che gli africani avessero bisogno di me, abituato alle immagini un po' da copertina, mi sono trovato in Africa umiliato perché mi sono accorto di come fossi circondato da gente che vive in modo molto umile, ma che sorrideva sempre, che mi accoglieva, che condivideva tutto. Avevo 27 anni e ho deciso di investire quei 2-3 spiccioli che avevo messo da parte, non per comprare la casa, ma prendere un terreno che era abbandonato, 3.000 metri quadri, e lì è nato Matt the Farmer. È nato un progetto: come sistemo un podere, come posso coltivare qualcosa per dare da mangiare a mia figlia, come posso creare uno spazio dove mia figlia possa crescere. Una volta ero tanto concentrato sul futuro, su quello che avrei fatto, sui progetti, dove avrei potuto arrivare. Oggi sono contento, sono felice di me stesso, proprio perché non ho più bisogno di spostare tutta la mia felicità, tutto a un futuro, perché c'è già, è già e non è ancora. Quindi è quello che quel già è quello che mi riempie i polmoni. Quel non ancora è quello che mi porta ogni mattina a dire: c'è da andare. Oggi l'esigenza che ho è non solo condividerlo, tutto quello che ho creato, quindi il podere, Matt the Farmer, condividerlo in modo digitale, quindi in modo virtuale, ma renderlo concreto, rendere il podere la casa di tutti. Io credo che questo qua è lo step più grande e sarà la sfida più grande. Io non credo né nella fortuna, non credo che esista, né credo nella predestinazione, per un motivo molto semplice, che sono un fan accanito della libertà, e se c'è veramente libertà non ci può essere predestinazione, e perché non voglio essere fortunato nella vita, io voglio essere beato.